Benvenuti in questo video, io sono Gianni95 e siamo su Clash Royale. Va bene, allora adesso in questo episodio andremo ad aprire un po' di bauli. Magari farò qualche partita in mezzo per fare un po' per ovviare ai bauli, perché non voglio aprire tutti i bauli una volta sola. Voglio fare anche qualche partita, quindi adesso faremo qualche partita. E faccio vedere il mio mazzo. Allora ho migliorato. Allora, non so se avete visto nel scorso episodio non so se avevo già la seconda evoluzione, però ho ottenuto l'evoluzione del cavaliere e l'ho messa nel deck, quindi adesso ho due evoluzioni. Potrei mettere quella pirotecnica, però quella lì magari cioè, il cavaliere è più forte, quindi l'ho messo il cavaliere perché è più forte come evoluzione. Della pirotecnica ovviamente ho queste due della pirotecnica come evoluzione, le altre non ce le ho. Poi ho la torre del cannoniere a livello 11, che adesso non voglio utilizzare la principessa perché è a livello 14, quindi è un po' più forte la principessa. A livello 11 lo utilizzo nelle sfide perché almeno lì il massimo è l'11, quindi utilizzo quello più forte perché quello è più forte del livello 11. Poi ho potenziato la terza carta a livello 15, cioè la Valchiria, che adesso è anche evoluta, quindi fa un botto di danno. La Valchiria è evoluta, è a livello 15 anche. Mi mancano 4-5 carte da potenziare al 15, però la regina sicuramente non è potenziabile al 15 perché prima di ottenere tutte le sue carte cioè ci vuole troppo. Quindi non penso che sia fattibile avere la regina al 15, bisogna shoppare. E io non shoppo, quindi mi sono messi bene. La fuorilegge ce l'ho al 15 perché l'ho potenziata al 15 e il gigante elettrico al 15, quindi abbiamo queste tre carte al 15 per ora. Poi potenziare le altre 4, la regina la studiamo perché tanto non penso che la porterò neanche al 14 perché ci vuole un sacco di carte e trovarle è un casino, anche se abbiamo il baule dei Jolly Royale adesso, potremmo aprirlo. Quindi potremmo trovare un'altra regina, forse, non è detto perché non c'è solo la regina come campione, quindi può darsi che mi dia il principe dorato, come si chiama? Il principe dorato, non so, cavaliere d'oro, non so come si chiami, questo qua, vabbè, cavaliere d'oro, ok, re degli scheletri, minatore colossale, il principino e il monaco, quindi potete trovare delle carte diverse, non è detto che trovo proprio la regina che è quella che utilizzo. Io utilizzo la regina perché secondo me è la migliore, però anche il principino non è male, quindi se volete utilizzarlo, utilizzatelo. Vabbè, allora quanto stiamo registrando adesso? 2 minuti 51, ok. No, scusate il casino, ma quando c'è casino è un casino, scusate il gioco di parole. Vabbè, allora. Poi, cerchiamo di fare in fretta perché sennò il casino potrebbe aggravarsi ancora di più, quindi cerchiamo di essere veloci. Apriamo il baule d'oro adesso, che è quello più debole, diciamo, di quelli che ho adesso. Ho fatto il video apposta per i bauli perché sennò non potevo avanzare con i bauli, perché li avevo tutti utilizzati gli spazi. Tutto pieno, tutto potenziato al massimo, le comuni e le aree sono tutte al massimo. Adesso faccio vedere che ci mancano. Possiamo potenziare una carta dorata quasi quasi, faccio vedere che ho tutte le carte comuni e rare al massimo, essere 14. Poi al 15 sono impossibili, quindi potenzio solo il mio deck a 15, quindi più la torre, potrò anche quella a 15 se riesco naturalmente. E ho potenziato qualche epica a livello 14, abbiamo la clonazione, abbiamo la congelamento, il cacciatore, la strega, il drago elettrico, il golem e il gigante elettrico che non vedo qua, però ce l'ho potenziato qua il gigante elettrico perché è tra le carte della stagione, quindi le ha messe qua. Le nuove evoluzioni sono la Tesla e la scarica elettrica, però la scarica elettrica, vabbè, comunque sono queste le nuove evoluzioni, però per sbloccarle bisogna avere 6 frammenti che non si hanno. Adesso io vi faccio vedere quanti frammenti ho, io ne ho 4 su 6. Quando arrivo a 6 decido quale evoluzione sbloccarmi, perché almeno decido quella. Magari forse gli arcieri potrei sbloccare. Per ora gli arcieri, poi dopo magari vedrò più avanti di sbloccare altre cose. O la scarica, o gli arcieri o la scarica, perché sono tutti e due molto buoni. Ma adesso passando di mese in mese, perché si sblocca una gettone evoluzione al mese, a parte quello gratuito che è uscito da poco, e quindi sblocco le cose, cioè, ci vuole
Vabbè, comunque non parliamo di queste cose. Apriamo un baule magico. Aspetta, fammi prendere questa ricompensa. Ah, posso prendere una personalizzazione. Prendiamola subito. Ok. Ok, perfetto. Mi ha dato questa qua, Rave Royale. Ok, va bene. Adesso andiamo a controllarlo perché sennò non mi toglie l'uno. Ecco, mi toglie l'uno, che perfetto. Quanto sto registrando? 5 minuti e mezzo, ok. 5 minuti e mezzo ancora non ho fatto partite, quindi ci siamo messi male. Vabbè, tanto facciamo due partite, quindi non facciamo tanto. Io farei una battaglia, aprirei i bowl e farei un'altra battaglia, poi concludiamo il video. Facciamo una battaglia adesso, eh. Aumentiamo il volume, sennò sentite poco. Ok, perfetto. Battaglia, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di decente in questo tempo di silenzio. Arena 18, dovrebbe essere arena 18, se mi ricordo bene. Vediamo, allora. Oka non ha nessun clan. Se hai nessun clan non hai, quindi non puoi ricevere cose del clan, quindi sei più debole. Forse sei più debole. Io metto cacciatore per sicurezza. Palla di fuoco, diretto proprio. Non ti piace il cacciatore? Ne mettiamo il cavaliere davanti e la fuorilegge dietro. Ah, gran cavaliere, al 13 però, ce l'ha un po' più basso. Intanto trovo quelli a livello 14-15. La strega mettiamo, così ripariamo la gran cavaliere e dai pipistrelli. Ok. Io vorrei mettere il gigante elettrico, eh. Il gigante elettrico. Adesso non ha più il gran cavaliere, non dovrebbe avere. Se, no, il mago potrebbe essere un problema. Se mi becca anche la strega. No, la strega non me la becca, ok. Allora, lasciamo andare il gigante elettrico con la strega. Poi mettiamo la valchiria per riparare dalle cose. Ok, io metterei la valchiria contro il mago, così almeno sblocca la sua evoluzione. Ecco, il principe nero. Abbiamo tre tipi di principi, il principino, il principe nero e il principe normale, quindi bella partita, grazie. Ok, grazie. Ok, perfetto. Mettiamo il cavaliere così sblocchiamo la sua evoluzione. Io userei la guaritrice guerriera, però so, avendo l'evoluzione del cavaliere ho detto mettiamo il cavaliere perché abbiamo due evoluzioni. Allora, fuorilegge dall'altra parte. A livello 15 la fuorilegge fa un danno micidiale, quindi deve per forza pararmelo. Ah, non gioca? Si è arreso. Sono troppo forte, basta. Guarda che roba. Si è arreso. Vediamo la regina che. Vediamo la sua abilità, quindi dovrebbe fare un danno incredibile. Ok, si è arreso, eh. Si è arreso, quindi finiamo la partita un po' prima. 8 minuti. Ok. Gigante elettrico, drago elettrico. Cavaliere voluto. Buttiamo tutto, buttiamo tutto. Fuorilegge a livello 15. Valchiria a livello 15. Si è arreso, quindi ha capito che sono troppo forte, quindi ha detto vabbè basta, annulliamo tutto che non ci riusciamo a parare tutte le cose. Baule delle torri, baule del tutto delle torri. Ah, va bene, spero che mi dia il cannoniere, perché se mi dà mi dà Ma salito di livello intanto, 6.821 trofei, è record secondo me questi trofei qua, non sono mai salito sopra questo livello. Quello secondo me è record. Vabbè, apriamo il baule, dammi il cannoniere. No, la principessa, ce l'ho al massimo la principessa, 14, ma non posso portare il 15 con le carte, quindi ce l'ho al massimo. Vediamo se posso fare qualche potenziamento, perfetto. Apriamo il baule e poi facciamo l'ultima partita, dato una l'abbiamo già vinta, quindi il video l'abbiamo già fatto bello. Ok, questo qua, raggio, carte che non mi servono, carte che non mi servono, gigante goblin, ok, va bene, almeno un'epica che mi è servita, 12 epiche, incredibile, va bene, apriamo l'altro, ok, va bene, poi non sono l'unico che fa queste intro e outro lunghissime, c'è anche altra gente che li fa ed è molto più apprezzata, quindi sicuramente posso farlo, se lo fanno loro posso farlo anch'io. Quindi scusate se ho fatto l'intro lunga, ma 11 oggetti e la leggendaria, attenzione, leggendaria. No, il campione, dammi la regina, dammi la regina.
La regina, grazie la regina, se sto registrando l'audio. Se non registri l'audio ti ammazzo. Dai, me la devi registrare l'audio, sennò non portiamo questi contenuti bene. 35.000 punti. Possiamo potenziare il domatore a... aspetta, vedete cosa abbiamo qua? Ok. Possiamo potenziare il domatore a 3 stelle. Adesso lo potenziamo. Quando mi sta registrando l'audio. L'ho ripreso tante volte per scaramanzia, perché ho paura di non registrare l'audio. Ok, seconda stella. Per i fan del domatore sto facendo un favore. Sto facendo un piacere vedere questa cosa. Oppure un dispiacere se vogliono che loro fanno questa cosa qua e non possono farlo. Vabbè, 3 stelle. Vai, vai, fatto, fatto. Prima mi stai registrando. Poi il prossimo è l'ariete. L'ariete quante stelle ha? 2. Quindi sono 15.000 punti. Quando arrivo a 15.000 mi potenzio l'ariete. Devo fare tutto dorato, quindi le sto facendo tutti in ordine. A parte qualche leggendaria e qualche epica che ho fatto. Quindi ho fatto qualche epica leggendaria, ma adesso le sto facendo in ordine. Quindi quanti punti ho? 10. Pochissimi punti. Allora, prendo il baule. Prendo l'altra regina. Buono qua. Ok. Jolly, 200 blu. Che non mi servono a niente. 55 gialli arancioni che non mi servono a niente. 15 epici. 15 petta. Ok. Uno leggendario. Il secondo di ghiaccio. La regina, la regina. Ho due regine, se non registro l'audio adesso. Guarda, guarda, tiro il bestiame, tiro. Cioè, ho fatto una cosa incredibile. Vedete quanto sto registrando? 11 minuti e 55. Potremmo fare un'altra partita. Ok, potremmo fare un'altra partita, vediamo come va. L'altro è l'ultimo, l'altro si è reso, quindi facciamone una qua, vediamo se perde non fa niente, tanto l'importante è aver aperto i bauli, che si è venuto tutto registrato bene, e aver fatto una vittoria, quindi l'abbiamo fatto, quindi va bene. Vediamo cosa tira lui, io ho il gigante elettrico, altre le partite durano 3 minuti, 4 minuti. Usiamo il cacciatore per bloccare il domatore, che lui naturalmente l'ha potenziato. Il golem di Elisir. Allora aspettiamo. Il gigante elettrico lo possiamo andare avanti. Ce l'ha la pianta infernale. Non ce l'ha. Non ce l'ha la pianta infernale, ok. Il bardo dovrebbe andare giù, penso. Ok, usiamo la regina. Ha appena trovato due carte di regina, che è incredibile. Cavaliere e la Valchiria. Ok. Perfetto. Andiamo con il gigante elettrico. Non ha carte per parlare di gigante elettrico a parte i barbari, quindi forse riusciamo a fare qualcosa di interessante. E se arrende anche questo sarebbe una bella cosa. Quindi finiamo prima. Tanto metto registro l'audio. Dico sempre per scaramanzia. Grande, quello va giù. Cavaliere. Cacciatore. La torre è andata. Ok. Il video è uscito bello questo video, quindi mi raccomando, guardate il video, lasciate like. Poi usiamo la Valchiria perché magari fa danni alla torre. La regina, usiamo la potenziale della regina. Fatto, ok. Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo sfondato. Perfetto, adesso dobbiamo andare a fare altre cose, quindi chiudiamo il video. Cassa d'oro. Poi farò anche gli attacchi nelle sfide perché devo fare punti. Ok, sblocchiamo sto baule. E ho sbloccato un'altra leggendaria. Un'altra leggendaria da aprire. La Fenice, buona, che ne ho poche di Fenice. Vabbè, 6851 è record perché non sono mai arrivato qua a questa soglia. Quindi manca poco e siamo in arena 19. Quindi vi farò il prossimo video probabilmente in arena 19. A meno che non ho altri baule da aprire. Dovrei farvi il video nell'arena 19, quindi dovrei farlo lì. Va bene, Terme dei Draghi ci arriverò, spero di arrivarci, naturalmente sempre se tutto vada bene, sempre se questo video è venuto registrato bene, se non mi tocca fare un altro video e non va bene. Spero di gran cuore che sia venuto registrato bene, perché sennò bisogna tirare qualcosa in alto e non si capisce niente. Comunque, niente, spero che questo video sia piaciuto, sperando che sia registrato tutto bene, tutto a posto, nessun problema, nessun audio corrotto. Niente problemi e niente, like se il video vi è piaciuto, perché ho fatto due vittorie più ho aperto dei bauli, ho trovato due regine,
Verigina, adesso abbiamo 6 su 20, quindi devo trovare altre 14 per portare su. Poi posso portare al 14, poi con i jolly posso portarla anche a 15. Quindi farò quello. Se la sblocco a 14 la porto anche a 15, così almeno abbiamo bella potente. Bella prepotente, incredibile. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, like, commento per la vostra opinione, per sapere cosa ne pensate dei tag che ho fatto e dei bauli che ho aperto, o di quello che vi sto portando sul canale. Condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. A presto!